Niente, noi ci siamo ovviamente, cioè, ci siamo espressi contro la decisione della Capigruppo, soprattutto, cioè, sono due i casi principali. Il primo, indubbiamente, che riguarda la giunta delle elezioni, quello più importante. La maggioranza vuole rinviare il voto del 20, non si vogliono prendere le loro responsabilità, sostanzialmente vogliono processare Salvini senza avere il coraggio di farlo prima delle elezioni in Emilia-Romagna, e dimostrando veramente la volontà proprio di non avere coraggio di scappare dalle loro responsabilità, dalle loro scelte. E l'altra questione riguarda il fatto che avevamo calendarizzato una mozione che era sgradita alla maggioranza, perché parlava di plastic tax e sugar tax, chiedendo che venisse cancellata il prima possibile, e come tassa, visto che ci sono delle aziende che se ne stanno andando. E il risultato finale è stato quello che, pur di non discutere, pur di non prendersi anche qui le loro responsabilità, visto che sono divisi al loro interno, hanno deciso di rinviare il tema delle mozioni. Quindi, insomma, diciamo che è un governo che punta al rinvio su tutto, su tutti i temi importanti, vuole rinviare perché non è in grado di decidere, non si prende la responsabilità fino in fondo. Dopo questa capigruppo è più probabile che il voto si svolga il 20 o no? Beh, noi abbiamo domani mattina formalizziamo, l'abbiamo già anticipato alla capigruppo, formalizziamo una richiesta scritta dove chiediamo la convocazione della giunta del regolamento, proprio perché intendiamo che solo questa giunta, solo questo organismo possa dare l'interpretazione corretta sul fatto che la giunta si debba esprimere nei tempi previsti. Ma è un organismo dove ci spiegavano c'è un'anomalia, perché l'opposizione è maggioranza. Guardi, queste sono le regole, sono i regolamenti, a seguito di alcuni cambiamenti che ci sono stati, questo successo succede sempre in tutte le legislature, quindi di conseguenza quello è l'organismo, quindi di conseguenza è l'organismo che è deputato a chiedere e a scegliere sulle decisioni interpretative del regolamento stesso.